Ciao ragazzoni, oggi vi stupirò con un video in cui vi farò vedere quanto è potente l'impeto del penetratore. Sono in una partita di carriera, ma vi ripeto, come ho già fatto in un video dell'anno scorso, gennaio 2021, che vi lascio in descrizione in angolo, andatelo a rivedere per rinfrescarvi la memoria. Nella sinistra ci sono i miei attributi in questo momento della partita, che ripeto, ricalca quello che succede in una partita di parco. Quindi non dite, ma è carriera. No, il parco è uguale. Ho 6 punti, non ne ho 50.000, 6 punti al momento, con barra dell'impeto leggermente sopra la metà. Sulla destra i miei valori di base. Velocità con la palla, vedete che di base sarebbe 80. Qui in questo momento della partita è 85, quindi più 5. Stoppata in questo momento della partita 82, mentre di base ce l'ho a 78, quindi un più 4. La differenza di un punto, adesso capirete il perché. I miei impeti in questa build al momento sono calo distintivo perimetro, quindi impeto del difensore, e come vedete qui in alto, impeto del penetratore. Uno qualunque, non è importante quale sia, è la categoria che conta, quindi impeto del difensore, impeto del penetratore. Adesso vi farò vedere una tabella praticamente con tutti i valori, cioè quanto influisce sui valori ogni impeto. L'ho presa da uno youtuber americano, Laker Fan, che ha semplicemente semplificato il lavoro e adesso ve la sottoporrò. Dunque, analizziamo prima i valori, poi vi spiego in cosa consiste il mio esperimento che ho fatto in questo video. Ovviamente i takeover sono slash penetratore, shot sarebbe shot creator, creatore, sharp è il cecchino, playmaker, lock sarebbe il difensore, post scorer, ovviamente glass rimbalzista, e rim protector sarebbe il protettore del canestro. Ovviamente, cosa vedete in questa tabella? Sotto ogni takeover vedete questo più con l'attributo che vi sale. Di quanto vi sale questo attributo a takeover attivato? Di più 8. Qualsiasi attributo che non sia tra quelli di questa tabella del relativo takeover vi sale di 5, quindi c'è una differenza di 3. Cosa notate? Beh, che quello del penetratore è clamoroso da una serie di punti di vista, perché prende una marea di attributi anche più o meno importanti, diciamo. Quindi tiro da vicino, sottomano in entrata, schiacciata in entrata, schiacciata da fermo, controllo palla, velocità con la palla, velocità, accelerazione, forza, verticale e subisci fallo. Allora, sono una marea di attributi. Prendete ad esempio in esame quello del cecchino, 3 punti e tiro dalla media. Sì, saranno dei valori importanti, però considerate che se avete l'impeto del penetratore, voi prendete più 5 in ogni caso a 3 punti e tiro dalla media quando lo chiamate. Questo è fondamentale e vi farò vedere adesso nel proseguimento del video che non basta, cioè non è necessario arrivare all'impeto per avere una maggiorazione di questi attributi. Adesso prendete in esame il mio impeto attuale, difensore e penetratore, quindi tutti quelli che vi ho detto, più quelli del lock. Precisazione importante, gli attributi non si sovrappongono, ossia se io ho sia l'impeto del penetratore che quello del lock, quindi ho velocità, tutti e due gli impeti non si sommano, quindi diventano semplicemente un più 8. Non arriviamo a più 16 o cose del genere, perché poi sarebbe assolutamente clamoroso. Però voi immaginate questa configurazione, quanto diventa sovraumano dal punto di vista fisico. Cosa volevo capire io? Se avendo semplicemente come secondo takeover il takeover del penetratore, mi salivano anche chiamando il primo. Quindi adesso guardate, ho riempito l'impeto, non lo chiamo, vado a vedere i valori, tengo sempre in considerazione i miei valori di base sulla destra, vado a vedere la velocità, 87 contro gli 80. Ovviamente la velocità era un parametro che avevo sia con l'impeto del lock che con quello del penetratore. Adesso ho chiamato l'impeto, vado a vedere la velocità, è salita a 88. Quindi quello che dicevo io l'anno scorso e che dice recentemente Laker Fan in un video, giustissimo, si va a più 8 in quelle categorie che avete visto con il più sulla tabella. Però quindi l'esperimento va a confermare la tesi che anche il vostro impeto secondario va direttamente a più 8 senza bisogno che noi chiamiamo il secondo impeto. Questo che vuol dire? Che
il secondo impeto può essere del tutto accessorio. Cosa intendo? Intendo che se io voglio determinati attributi, che determinati attributi crescano durante la partita, e voi se premete pausa all'inizio del video quando avevo soltanto 6 punti, quindi metà barra impeto più o meno, potete vedere, fare il raffronto con tutti i valori della mia build di base sulla destra e quanto comunque siano cresciuti, che è comunque una buona crescita considerando che avevo 6 punti. Ripeto, non avevo 50 punti, ne avevo 6, metà barra impeto, che in una partita, bene o male, non è difficile da fare. Quindi, cosa voglio dirvi con questo video? Aprite la mente. Spesso voi giocate una partita, il secondo impeto, soprattutto nelle partite di parco, non lo chiamate mai. Perché anche in uno contro uno l'impeto serve soprattutto per avere tanta più stamina, per avere sicuramente delle animazioni migliori, però a volte, essendo la partita corta, vi conviene chiamarne soltanto uno, non riempirli tutti e due, perché sennò con impeto pieno vi giocate davvero gli ultimi punti della partita e secondo me non serve assolutamente a nulla. Quindi a volte conviene chiamare l'impeto subito e approfittare di questo boost degli attributi anche del secondo impeto, che comunque voi non andreste a chiamare. Quindi il mio consiglio su alcune build, il secondo impeto e su alcune modalità, ovviamente se parlo di Rec Center, lì è un altro discorso, perché è molto più facile che si attivi, che qualcuno per voi attivi l'impeto di squadra, o che con le vostre giocate arrivate al doppio impeto e vi può servire, ok, ma in determinate situazioni usate il secondo impeto soltanto come accessorio, come a dire: voglio che mi si migliori più 8 quella categoria di valori. Quindi come secondo impeto, anche se io non lo uso, perché alla fine l'impeto del penetratore, ragazzi, io adesso che lo sto usando ve lo dico, tutti e tre non hanno assolutamente niente di speciale che non facciano già i miei valori di penetrazione che ho sul giocatore. Cioè niente a che vedere con magari l'impeto del cecchino o alcuni impeti del playmaker che effettivamente servono molto, oppure quello del creatore che spezza le gambe. Quindi parliamoci chiaro, il secondo non lo uso per quelle che sono le animazioni o per quella che è la vera forza dell'impeto, ma lo uso per boostarmi gli attributi. E su questo, come avete visto dalla tabella, i boost che prende il takeover del penetratore è assolutamente clamoroso. Quindi da questo fate, traete le vostre conclusioni, modificate magari il vostro approccio al gioco, alle nuove build. Vi faccio un esempio: il mio nuovo lungo, del quale farò il tutorial a breve, come rimbalzi difensivi a 90, offensivi 99. 99 perché mi sblocca cacciatore di rimbalzi all'offensivo. Difensivi 90 anche perché attivare l'impeto del rimbalzista a questo gioco, giocando da centro, è facilissimo, sia al rec che al parco. Vi bastano due rimbalzi, già siete a metà barra e già avete questo più 4, più 5 sul rimbalzo. Quindi automaticamente io mi gioco, a parte i primi due possessi, due o tre possessi, mi gioco già tutta la partita con il valore rimbalzi difensivi 95. Quindi per dirvi, fatevi comunque dei calcoli su queste cose e sulle prossime build che andate a creare valutate questa roba, perché secondo me è molto molto importante. Quindi da adesso, tanta importanza all'impeto del penetratore, non per quello che fa ma per quanto vi fa guadagnare in fatto di attributi. Studiatevi bene la tabella che vi ho fatto vedere, ripeto, presa da LakerFan, ma sinceramente nulla di nuovo, visto che l'anno scorso a gennaio già avevo fatto questo video praticamente arrivando a questa conclusione. E ragazzi, se vi è tornato utile questo video, ovviamente non dimenticate di mettere un like, iscrivetevi se siete nuovi. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video. Peace.